Settima giornata di ritorno qui al Giorgio Binchi, buon pomeriggio e benvenuti a Tecnoelettronica Teramo contro Geoter Gaeta, appunto settima giornata di ritorno del girone C di prima divisione nazionale. Gaeta che rievoca brutti ricordi a Tecnoelettronica per come è andata la gara di andata, 30-28 a favore della squadra di Paolo Bettini. In teoria sarebbe dovuta essere una vittoria facile sulla carta contro una squadra proveniente dalla serie, dall'ex serie A1 maschile, poi in pratica non è stato così e magari quella sconfitta ancora pesa sulla classifica dei biancorossi, che sono ancora costretti ad inseguire per raggiungere il terzo posto in classifica, che vuol dire playoff, terzo posto occupato al momento dalla Semat Fondi, che quest'oggi è impegnata in casa del CUS Chieti, e magari proprio dal Chieti i biancorossi della Tecnoelettronica si aspettano un favore quest'oggi. Chieti che dovrà provare a formare Fondi in caso di concomitante vittoria della squadra di Marcello Fonti, e proprio i biancorossi tornerebbero al terzo posto in classifica, non dimenticando comunque che il Fondi è atteso proprio qui al Palabinchi il prossimo 30 marzo, gara di chiusura della stagione regolare di prima divisione nazionale, girone C. Francesco Graduato, è una partita importante quest'oggi, soprattutto dopo la vittoria a Noci. Sì, è una partita importante, bisogna riscattare la sconfitta dell'andata, una sconfitta sicuramente dura da digerire, che potrebbe costare i playoff alla formazione di Marcello Fonti, playoff che sono ancora alla portata, quest'oggi bisogna vincere per continuare la corsa. I 14 della Tecnoelettronica con Matteo Di Marcello, Leodori, Marano, Barbuti, Milosevic, Santucci, Murri, Vaccaro, Di Giandomenico, Angeletti, Viscovic, Paolo Di Marcello, Lodato e Cordoni. Paolo Bettini invece coach della Geoter Gaeta, deve rinunciare quest'oggi a tre uomini importanti come Scalesse, La Ferlita e Pierluca Bettini, suo figlio. Scalesse per un impegno lavorativo, alla Ferlita per un attacco influenzale, invece Pierluca Bettini si è fratturato lo scafoide, quindi molto probabilmente la sua stagione è già chiusa qui. Comunque Gaeta con Mendolagine, Pulzetti, Marciano, Fritegotto, Antonio, Onelli, Marco Panariello, Ante Tomaso, Ciccolella, Ponticella, Martino, Colaruotolo, Cienzo e Florio. Tecnoelettronica in avanti sempre 0-0, iniziato da un minuto il primo tempo tra Tecno e Gaeta, fallo su Vuk Milosevic in campo. Fin dall'inizio il pivot Francesco Lodato per la Tecnoelettronica, poi con Gonzalo Viscovic, Vuko Milosevic, Murri, Santucci sulla parte destra, ovviamente Vito Vaccaro a chiudere sull'ala sinistra, il 7 titolare della squadra di Marcello Fonti. Nulla di fatto per questa azione di attacco della Tecnoelettronica. Gaeta che può provare a tornare in avanti. Panariello, Ante Tomaso, Panariello, ancora Ante Tomaso, poi il tiro potentissimo da parte di Antonio, ma la doppia parata di Matteo Di Marcello, che si è opposto ai due missili in rapida successione da parte del numero 9 del Gaeta. E poi Gonzalo Viscovic, Vuk Milosevic porta in vantaggio la Tecnoelettronica. C'è stato un richiamo intanto per Ante Tomaso da parte del duo arbitrale, che ricordiamo è composto dai signori Simone e Monitillo di Altamura. Gaeta avanti, Ante Tomaso, Pallariella, ancora Matteo Di Marcello, ancora a fermare Antonio. Tecnoelettronica che può tornare in avanti, Murri supera bene il suo avversario, poi però spara fuori ad Amendolaggine battuto. Gaeta che torna avanti, 1-0 sempre a favore della Tecnoelettronica. Antonio lascia per Ante Tomaso, ancora Antonio, Ante Tomaso, difesa della Tecnoelettronica schierata, poi largo sulla sinistra, subisce un contatto irregolare, viene anche ammonito Santucci, primo cartellino giallo della gara anche per la squadra di Marcello Fonti.
Gaeta ancora avanti, Antonio, Pannariello, Ante Tomaso, il passaggio in mezzo per Ponticella che però non è riuscito a controllare la palla, e poi Gonzalo Viscovic va fino in fondo per il 2-0 Tecno Elettronica quando sono passati circa 4 minuti dall'inizio della gara. 2-0 Tecno. Pannariello, Antonio, ancora Antonio, Ante Tomaso, Pannariello, si muove bene comunque Gaeta, Antonio, c'è Milosevic su di lui e poi Gonzalo Viscovic si fa sentire su Ponticella per fermare il pivot della Geoter Gaeta. Ante Tomaso, Antonio, Antonio pensa al tiro, ancora Matteo Di Marcello a fermarlo. Può ripartire quindi la Tecno Elettronica. Milosevic guarda Vito Vaccaro, poi invece preferisce andare per Murri. Viscovic supera bene Pannariello che viene anche ammonito per il contatto proprio con il giocatore della Tecno Elettronica. Viscovic, ancora Viscovic, si avvicina a Vito Vaccaro, va per linea centrale, poi subisce un contatto irregolare, però non è dello stesso parere il duo arbitrale. Subito in contropiede Gaeta, ferma tutto Matteo Di Marcello sul contropiede di Fritegotto. Sempre 2-0 biancorossi. Matteo Di Marcello in grande spolvero in questo inizio di gara, prima su Antonio, adesso su questo contropiede lanciato dal Gaeta, con Fritegotto che si è presentato tutto solo davanti al portierone della Tecno Elettronica, che ha risposto bene in questi primi 6 minuti di gara. Viscovic non ha un controllo felice, Murre, poi Antonio, ancora Matteo Di Marcello. Antonio non ci crede, Matteo Di Marcello ha alzato la saracinesca, poi Milosevic. Il contatto irregolare è stato suo, secondo la direzione arbitrale. Molte azioni in velocità questi primi minuti della gara tra Tecno Elettronica e Gaeta. Una bella partita fino a questo momento. 2-0 Tecno. Antonio, sta diventando un incubo Matteo Di Marcello per lui. Pannariello, ancora Pannariello, si avvicina Ponticella, Antonio, Ante Tomaso, il pallone proprio per Ponticella che poi prende la traversa, anzi si trattava di Pannariello. Viscovic si alza, finta il tiro, il contatto irregolare con Ponticella. Tecno Elettronica in possesso della palla, Viscovic supera bene Pannariello e poi ci pensa Murri a segnare il 3-0 Tecno. 22 al termine del primo tempo, 3-0 a favore dei biancorossi. Pannariello, Antonio, adesso ha cambiato zona, opera sulla destra Antonio. Pannariello, proprio Antonio, ha cercato l'anticipo Vito Vaccaro, di un soffio non c'è riuscito, e poi Matteo Di Marcello ferma anche questo tiro di Fritegotto che comunque ha commesso invasione d'area. Quindi Tecno che può tornare in avanti, Murri fa tutto da solo, 4-0 per la Tecno Elettronica. Subito il cartellino del time out per la squadra di Paolo Bettini. 8 minuti di grande Tecno Elettronica con 2 reti di Alessandro Murri, una di Viscovic, una di Vuk Milosevic ed un grande, grandissimo davvero Francesco Matteo Di Marcello. Ma ha parato tutto il parabile, forse anche di più, 4-5 miracoli davvero incredibili, soprattutto su Antonio che fino a questo momento le sta tentando tutte ma non è mai riuscito a bucare la porta della Tecno Elettronica. Un buonissimo impatto sulla gara fino a questo momento per la squadra di Marcello Fonti.
Sì, tutta la formazione di Marcello Fonti sta giocando bene, c'è Matteo Di Marcello su tutti, però anche Murri che fino a questo momento ha già segnato due reti, e Milosevic che con una stanno giocando tutti davvero bene. Dopo il successo in casa del Noci, a dire la verità, ha messo a rischio negli ultimi minuti di gara, perché il Noci, che ricordiamo comunque è in forte crisi di organico, ha avuto un scatto d'orgoglio fino a 10 minuti dal termine. Attacco elettronica ha sempre condotto la gara, poi a 10 minuti dal termine della gara Lentini Noci è riuscito a tornare in vantaggio nel punteggio fino a raggiungere quota più 2 a 5 minuti dal termine, e poi un break di 4-0 ha permesso alla Tecnoelettronica di vincere un incontro importante. In caso di sconfitta, ovviamente, sarebbe stato ovviamente magari compromesso l'obiettivo playoff, un sogno che sta sempre più caldeggiando la Tecnoelettronica, vista il buon campionato fino a questo momento che sta disputando la squadra di Marcello Fonti. Gaetamanti, Panariello, Antetomaso, Antonio si muove, si accentra, si alza, finta. Il tiro era invece un passaggio per Panariello, ammonizione intanto per Francesco Lodato, secondo ammonito nei biancorossi dopo Alessandro Murri. Marciano lascia per Antetomaso, e poi il tiro fuori di Antonio, che deve provare a inventarsi qualcosa di diverso per fermare Matteo Di Marcello, e poi subito dall'altra parte Vito Vaccaro da solo coglie la traversa. Gaeta può ripartire in velocità, Antonio sulla destra, Fritegotto rientra, prova anche lui il tiro, e questa volta Matteo Di Marcello non ce la fa a fermare il tiro della Geoter. Prima rete con Fritegotto per Gaeta, 4-1 per la Tecnoelettronica, che adesso può tornare in avanti questa azione offensiva. Milosevic, Viskovic, Murri si avvicina a Milosevic, lascia proprio a lui, infrazione della Tecnoelettronica, palla persa, può ripartire Gaeta, Antonio a Murri davanti a sé, che prova a chiuderla, e poi ancora Matteo Di Marcello. È davvero un incubo adesso per Antonio. È una saracinesca praticamente Matteo Di Marcello. Antonio le ha tentate tutte da qualunque posizione, però la palla non entra. Adesso arriva il 5-1 per Teramo. Se lo sognerà questa notte, sicuramente. Gaeta, sotto di quattro reti. Antonio si è avvicinato alla sua panchina lamentandosi proprio del fatto che fino adesso le ha provate davvero di tutte, e non è riuscito a bucare la porta di Matteo Di Marcello. Proprio Antonio lascia per Antetomaso, la pressione di Viskovic a fermarlo in difesa. Punizione dai 9 metri per Gaeta. Ancora Antonio pensa di andare per Fretegotto, poi invece preferisce Antetomaso, che si accentra, cade quasi da solo, a dire la verità, subisce comunque un contatto irregolare secondo il duo arbitrale. Punizione dai 9 metri già battuta, attenzione alla segnalazione di passivo, si alza Antonio Murato da Lodato, ancora Gaeta però, sempre segnalazione di passivo, che deve quindi tirare, ed è così, il passivo diventa realtà, quindi la palla torna nelle mani della Tecnoelettronica. Murri, attenzione a questo controllo, che commette poi, è costretto a commettere infrazione. Murri non si è inteso bene con Viskovic. Gaeta quindi che torna in avanti, Fritegotto, Antonio, Panariello. Antonio adesso torna a sinistra, si scambia con Antetomaso, i due terzini della squadra di Paolo Bettini. Panariello, Antetomaso, Antonio, attenzione alla troppa libertà concessa ad Antonio. Poi l'ammonizione a Gonzalo Viskovic, terzo ammonito nella squadra di Marcello Fonti. Adesso in porta per provare a fermare il tiro dai 7 metri di Marciano va Pasqualino di Giandomenico. Esce Matteo Di Marcello, monumentale fino a questo momento, soprattutto su Antonio, ma comunque in generale sui tiri della squadra di Paolo Bettini. Marciano contro Di Giandomenico. Di Giandomenico, e oggi non si passa. Gaeta
non avrà vita facile quest'oggi, a quanto sembra, né con Matteo Di Marcello né con Pasqualino Di Giandomenico, che ha fermato il tiro di rigore di Marciano. Quindi si resta sul 5-1 a 18 minuti dal termine del primo tempo. Milosevic, Murri in azione sulla sinistra, Vaccaro, la combinazione con Gonzalo Viscovic, questo è spettacolo. Davvero bella l'ultima azione. Sì, azione in combinazione volante, davvero bella, che costruita da Vaccaro e conclusa a rete da Viscovic. Gran gol per Teramo, che si porta sul più 5, massimo vantaggio della gara. Un vantaggio creato sia dalle azioni offensive della formazione di Marcello Fonti, ma anche dalle grandi parate dei portieri biancorossi, non solo Matteo Di Marcello, ma anche il secondo Di Giandomenico si è fatto rispettare nell'occasione del rigore, come abbiamo visto in precedenza. Nulla di fatto in quest'ultima azione per Gaeta. Viscovic ci ha messo la mano, ha consentito a Matteo Di Marcello di recuperare la sfera, quindi Tecno che torna avanti, che rimane avanti 6-1 nel punteggio, più 5 per i biancorossi di Fonti in scioltezza. Fino a questo momento non stanno commettendo l'errore della gara di andata, in cui hanno sottovalutato l'impegno contro Gaeta. Ammonito intanto il numero 26 proprio della Geoter, ovvero si tratta di Ponticella. Milosevic, Vaccaro, Milosevic, punta Antonio e poi il sottomano di Milosevic per la sua seconda rete personale del terzino della Tecnoelettronica. Gaeta che può tornare avanti, 7-1 il risultato indicato dal tabellone fino a questo momento a favore dei biancorossi di Fonti. Antonio, ante Tommaso, Antonio prova anche lui il sottomano e questa volta ce la fa. Buca Matteo Di Marcello dopo 5 tentativi. 14 minuti, 5 tentativi, al sesto è arrivato il gol finalmente di Antonio, che lo ha accolto con un viso davvero, con una sorta di liberazione, ecco. Comunque se lo sognerà Matteo Di Marcello questa notte. Ammonito intanto ante Tommaso. Arriva anche la terza munizione per Gaeta dopo quella di Panariello e Ponticella. Intanto proprio Antonio ferma Vuk Milosevic, punizione dei 9 metri già battuta per la Tecno. Milosevic lascia a Viscovic, Vito Vaccaro sulla sinistra, la girella che non entra questa volta, esce direttamente dall'altra parte la sfera, quindi Gaeta per provare a ripartire ante Tommaso, lascia Panariello, viene avanti Panariello, Antonio, c'è Milosevic su di lui che poi lo spinge via. C'è il richiamo da parte di uno dei due direttori di gara a Vuk Milosevic. E scontro tra i due sia in attacco che in difesa. Scontro ovviamente sportivo. Antonio, l'incrocio dei pali. Però Antonio ha una grande potenza fisica, una grande elevazione, si vede. Vito Vaccaro, Tecno, tornata già in attacco, che ha recuperato la sfera dopo l'incrocio dei pali colto da Gaeta. Viscovic, lodato, Murri, lascia per Vuk Milosevic, fermato da Amendolagine. Gaeta può provare a ripartire in velocità, Panariello viene in avanti, c'è Fritegotto sulla destra che prova ad incrociare, ci riesce, seconda rete per Fritegotto, 7-3. Qui alla Palabinchi, sempre a favore della Tecnoelettronica, più 4 al momento il vantaggio dei biancorossi, che devono mantenere costante la pressione sul Gaeta, perché comunque ce la sta mettendo tutta la squadra di Paolo Bettini nonostante le assenze. La rete di Gonzalo Viscovic, la terza rete personale, l'ottava per la Tecnoelettronica, 8-3 per i biancorossi. Marciano, ante Tommaso, Panariello, proprio ante Tommaso prova a fare tutto da solo, poi trova sia Viscovic sia Lodato, punizione dai 9 metri, Ponticella per Onelli, ante Tommaso,
Panariello ante Tommaso, fermato da Gonzalo Viscovic, ancora punizione per Gaeta che torna, che si mantiene in azione offensiva. Panariello. E poi la rete da parte di Panariello. Prima rete anche per lui, 8-4. Torna ad un meno 4 Gaeta. Tecno però che può subito provare ad allungare di nuovo con questa azione offensiva. Milosevic trova l'angolino dove Amendolagine non può arrivare. Terza rete anche per Vuk Milosevic, come Gonzalo Viscovic della Tecnoelettronica. Gaeta che torna in avanti, Frite Gotto, si prepara intanto Andrea Leodori nella Tecnoelettronica per entrare in campo anche lui. Onelli, Panariello, Onelli da giro da centrale, Panariello, Onelli per Ante Tommaso, prova nell'intenzione ad andare per Onelli, poi però commette infrazione, quindi la palla che torna nelle mani della Tecnoelettronica. Esce Santucci, entra Leodori. Viscovic, Murri, proprio Leodori. Marciano va su Gonzalo Viscovic, in comprensione per un attimo tra Leodori e Murri, e poi il time out chiamato da Marcello Fonti, primo cartellino anche per i biancorossi, per i biancorossi di Marcello Fonti. Intanto Vito Vaccaro ha qualcosa da dire al tavolo dei cronometristi. 9-4 comunque per la squadra di Marcello Fonti, che si mantiene avanti di più 5 sul Gaeta. Una vittoria quest'oggi è importante, ed è importante anche tifare Chieti, che ospita Fondi. Sì, una vittoria di Chieti contro Fondi aiuterebbe sicuramente la Tecnoelettronica nella sua corsa ai playoff. Speriamo che quest'oggi le formazioni abruzzesi facciano il pieno per, ecco, per centrare questi obiettivi. Tra l'altro Gaeta è scesa in campo, ha riposato nell'ultimo turno di campionato, ha giocato la quinta giornata di ritorno proprio contro il CUS Chieti. CUS Chieti che ha vinto 38-22, un risultato sonoro per la squadra di Silvano Sega contro la Geoter Gaeta. Quindi speriamo che il successo abruzzese possa essere sì riconfermato quest'oggi al Pala Binchi, ma anche lontano al Pala Santa Filomena, con Chieti vincente sul Fondi. Quindi farebbe un grande favore ai biancorossi di Fonti. Gimini Giulia intanto si sta dirigendo verso la tribuna, non sappiamo se è stato, se gli è stato detto qualcosa dalla direzione arbitrale e quali siano state le indicazioni da parte di Simone Monitillo di Altamura. Forse c'è troppo caldo, c'è troppo caldo, e quindi si stanno aprendo le porte. Infatti quest'oggi al Pala Binchi davvero davvero fa tanto caldo, e quindi si stanno aprendo le porte per cercare di arieggiare un po' l'ambiente ed evitare che poi i giocatori, con il passare dei minuti e con lo sforzo fisico, possano sentirsi male. E anche gli arbitri, ovviamente l'indicazione è arrivata da loro. Gimini Giulia adesso sta tornando in panchina, tutte le porte aperte al Pala Binchi per cercare di abbassare un po' la temperatura. E Marcello Fonti non è molto d'accordo con questa decisione, perché giustamente dice: quando ci sono 18 gradi mi dici di aprire le porte, quando invece fa freddo ti lamenti perché fa freddo, e quindi di conseguenza non c'è comunque unità, o almeno una sorta di unità di pensiero nelle varie direzioni arbitrale. È un po' paradossale questa cosa, Francesco. Sì, un po' paradossale, anche in considerazione del fatto che fino a questo momento, nelle giornate precedenti, qui al Pala Giorgio Binchi c'era davvero una temperatura molto inferiore rispetto a quella di oggi.
Sì, nessun arbitro si era mai lamentato. Oggi c'è un caldo accettabile, quegli arbitri invece si sono lamentati e hanno deciso di far aprire le porte dell'impianto. Tecno avanti 9-4, avanti anche in questa azione. Vaccaro subisce un brutto contatto, 2 minuti per il giocatore Gaeta. Vediamo, dovrebbe trattarsi di Panariello, escluso per 2 minuti, prima esclusione della gara proprio a carico del giocatore del Gaeta. Vito Vaccaro però è ancora a terra, si tocca la spalla, probabilmente ha messo male nel contatto l'arto, si sta rialzando Vito Vaccaro, che è in piedi, sta facendo un po' di movimento adesso per cercare di superare anche il dolore causato dal forte colpo nel contatto con Panariello. Comunque Tecno Elettronica in superiorità numerica per i prossimi 2 minuti e con Vuk Milosevic che va dai 7 metri per provare a raggiungere più 6, e così è, quarta rete per Milosevic, più 6 per i biancorossi, 10-4 ad 11 minuti dal termine del primo tempo. Massimo vantaggio fino a questo momento per la squadra di Fonti. Gaeta che torna avanti, Onelli ante Tomaso. Onelli adesso va a sinistra, ante Tomaso da girare da centrale, Onelli lascia proprio per ante Tomaso, Antonio va direttamente al tiro, questa volta beffa Matteo Di Marcello con un tiro angolato all'angolino basso alla destra di Matteo. Viskovic, Milosevic, Vaccaro, Viskovic, Milosevic, Vito Vaccaro, bella l'azione offensiva dell'attacco elettronica, poi Leodori non riesce a portare avanti l'azione, si ferma, palla che torna in possesso del Gaeta. Amendolaggine, lascia per Onelli, Antonio. Onelli, il pallone toccato da Murri, escluso per 2 minuti con un piede, ha toccato il pallone Alessandro Murri, quindi parità numerica sul parquet, esclusione anche per Alessandro Murri, ovviamente tornerà prima in campo Panariello che è stato escluso circa un minuto prima di Alessandro Murri. Antonio adesso sembra aver trovato la via della rete, terza rete personale per lui, 10-6, break di 2 reti, 0-2 per Gaeta, 10-6, 9 minuti al termine di questo primo tempo tra Tecnoelettronica e la squadra laziale. Viskovic, Milosevic, Viskovic, contatto con 2 giocatori, Paolo Di Marcello, e poi rimane a terra un giocatore del Gaeta. Paolo Di Marcello ha avuto un duro contrasto con un giocatore avversario, sono comunque subito arrivati i sanitari, stanno arrivando proprio in questo momento. Gioco fermo, 10-6 per la Tecnoelettronica. Si stanno prestando le cure necessarie. Ancora a terra il giocatore del Gaeta, poi uno dei due arbitri si sta spiegando con Marcello Fonti, ovviamente non poteva entrare, non potevano entrare a dare le cure necessarie se non venivano autorizzati dai 2 direttori di gara. Ancora a terra il giocatore della Geoter Gaeta, che poi adesso verrà trasportato fuori. Abbraccio
sembra essersi fatto davvero male anche Vito Vaccaro e Vuk Milosevic. Lo stanno portando fuori a braccio, stanno aiutando gli altri suoi compagni di squadra a portarlo fuori. Si tratta di Ante Tomaso, che è rimasto a terra, ginocchio sinistro. Problema al ginocchio sinistro, sembra un problema serio per le smorfie di dolore del numero 20 della Geoter Gaeta. Purtroppo è un'altra brutta tegola per la squadra e soprattutto anche per il ragazzo, ovviamente, che sembra sentire davvero davvero molto dolore. Dovrebbe essere un infortunio grave purtroppo per il giocatore del Gaeta. Comunque si sta per riprendere con la palla in mano alla Tecnoelettronica. Non è una buona notizia anche per ovviamente coach Bettini, dopo la perdita di Pierluca Bettini per la frattura dello scafoide. 9 metri per la Tecnoelettronica. Milosevic si alza, para Mendolagine, nulla di fatto, 10-6. 8-40 al termine del primo tempo. Panariello lascia per Onelli, superiorità numerica per Gaeta in questo frangente. Tra circa un minuto potrà rientrare Alessandro Murri e poi il tiro da parte di Marciano che termina al lato, nulla di fatto, si rimane sul 10-6. Tecnoelettronica che può tornare in avanti. Paolo Di Marcello, Leodori. Paolo Di Marcello lascia per Vito Vaccaro, Leodori si sovrappone con la Vaccaro. Paolo Di Marcello ha molta libertà e poi però commette infrazione e quindi palla che torna in possesso del Gaeta. Attimo di break mentale anche per la Tecnoelettronica e poi Ponticella riesce a mettere a rete 10-7, aumenta il break a favore, a suo favore il Gaeta, 10-7. E Marcello Fonte non pare essere molto contento, una sorta di blackout. Sì, un blackout che è cominciato nel momento in cui Gaeta ha iniziato a marcare a uomo su Vuk Milosevic, che da quel momento in poi non ha più segnato. Adesso c'è una doppia marcatura a uomo su Milosevic e su Viskovic. Vedremo se Teramo riuscirà a trovare le soluzioni offensive giuste. In questo momento ci riesce Vaccaro, il punteggio cambia, passa sull'11-7 per Teramo. È riuscito a sfruttare il corridoio libero Vito Vaccaro e a riportare i suoi sul più 4, 11-7 a favore della Tecnoelettronica. 7 al termine del primo tempo, Gaeta che torna avanti, Antonio, Panariello, Onelli proprio per Panariello, ancora Onelli, in mezzo c'è Ponticella, parità numerica adesso ristabilita. Ancora sfera in possesso del Gaeta, punizione dai 9 metri con Ponticella che lascia per Panariello, Onelli per Panariello, si avvicina Antonio, viene servito, si alza, lascia invece per Frittegotto e poi il tiro da parte di Onelli deviato, quindi sfera ancora in possesso del Gaeta. Marciano per Panariello, Antonio ha provato il tiro sulla segnalazione di passivo e poi palla che è terminata fuori. Vaccaro subito in rapidità incrocia e la rete di Vito Vaccaro, e anche i 2 minuti per Onelli che ha spostato Vito Vaccaro proprio nel momento della conclusione. Seconda esclusione per 2 minuti per Gaeta della gara, ovviamente 12-7, seconda, terza rete anche, anzi, per Vito Vaccaro che così raggiunge Gonzalo Viskovic, mentre Vuk Milosevic a quota 4 reti. Frittegotto 12-7 a favore dei biancorossi di Marcello Fonti. Frittegotto, Panariello, Marciano ancora per Frittegotto, Panariello in mezzo per Ponticella, però non si sono intesi i due. Marciano, Panariello, Frittegotto,
Ancora Panariello, manovra Gaeta per trovare un varco, ma è chiusa bene la difesa della Tecno Elettronica. E poi quando è così in giornata Matteo Di Marcello è davvero difficile segnare per qualsiasi squadra. Alessandro Murri in rapidità per la terza rete personale, la tredicesima per la Tecno Elettronica, che si è riportata sul più 6, 13-7 dopo aver subito un break di 0-3 a sfavore qualche istante fa. Antonio, 5 minuti al termine del primo tempo. Antonio Fritegotto, e adesso ferma la direzione arbitrale, ammonisce Marcello Fonti perché Antonio aveva avuto un controllo di palla un po' dubbio. Marcello Fonti si stava leggermente lamentando su questa cosa e comunque stava anche incitando i suoi a difendere nella maniera più corretta. Il direttore di gara, uno dei due direttori di gara, ha deciso di ammonire l'allenatore della Tecno Elettronica, che ovviamente non è d'accordo. Panariello, Antonio, il sottomano di Antonio finisce direttamente fuori. Tecno che può tornare in avanti. Viskovic, finta per Milosevic, preferisce andare per Murri. Murri supera Panariello e poi Amendolagine ferma il tiro di Alessandro Murri. Antonio, Marciano, Panariello, rallenta adesso Gaeta. Antonio, Panariello, Marciano, ancora inferiorità numerica. Bello l'inserimento da parte di Fritegotto che però poi calpesta l'area e quindi palla che torna in possesso della Tecno. Parità numerica in campo in questo momento. Tecno che comunque ha risposto al break di Gaeta mettendo a segno un 3-0 a suo favore. Sì, come dicevamo in precedenza, Teramo aveva trovato alcune difficoltà nel momento in cui Gaeta stava difendendo a uomo. Adesso Teramo sembra aver trovato la via della rete, si è sbloccata e sta continuando a bombardare la porta di Amendolagini, che in questo momento incassa il 14° gol a opera di Viskovic. È il massimo vantaggio anche per la Tecno Elettronica, 14-7, più 7 per i biancorossi quando mancano 3 minuti e 24 al termine del primo tempo. Gaeta avanti, Panariello, Onelli, Antonio, Panariello, Onelli, Antonio, ancora lo scambio con Panariello, si va per Onelli, il sottomano di Onelli trova l'angolino alla destra di Matteo Di Marcello, è l'ottava rete per Gaeta, 14-8 il punteggio a 2 minuti e 50 al termine del primo tempo. Alessandro Murri, finta su Antonio, c'è grande libertà in difesa comunque per i biancorossi, ovviamente è una buona notizia, ma Gaeta riesce a difendere poco con la difesa 6-0, ha difficoltà soprattutto a schierarsi quando la Tecno Elettronica riparte in azioni veloci. Sì, nel momento in cui Gaeta marca in doppia marcatura su Viskovic e Milosevic si aprono degli spazi centrali dove Murri si può inserire, lo sta facendo bene fino a questo momento, 4 gol, è probabilmente una delle migliori prestazioni del giocatore dell'Aquila fino a questo momento. Onelli contro Matteo Di Marcello, realizza, trasforma il tiro dai 7 metri, 15-9. Più 6 Tecno Elettronica. Leodori, 1:50 al termine del primo tempo. Murri, entra anche Federico Marano. Vaccaro, infrazione secondo il duo arbitrale. Amendolagine poi lascia ripartire i suoi. Antonio, Onelli si alza direttamente per il tiro. Vuk Milosevic lo mura. Palla comunque ancora in possesso del Gaeta. Fritegotto per Onelli, Panariello, Antonio, ancora Panariello, Onelli, manovra Gaeta per cercare di muovere anche la difesa della Tecno Elettronica, trovare di conseguenza un varco. Ponticella lascia per Antonio che trova la rete, la quarta personale, 15-10, a un minuto dal termine del primo tempo,
sempre avanti Tecno, la Tecnoelettronica. Marano, Leodori, Murri, attenzione al tentativo di intercetto da parte di Marciano, poi fortunatamente Murri si è fermato, ancora infrazione secondo la direzione arbitrale, ancora Gaeta che può tornare avanti, Benariello in velocità per Fritegotto, però spostato bene fuori dalla vicinanza all'area da Vaccaro, poi la rete realizzata da Onelli per il 15-11, ancora un break a favore del Gaeta. 2-4 a favore della squadra di Paolo Bettini. Vaccaro poi ha trovato il piede su questo tiro di Amendolaggine, palla però ancora biancorossa. Marano, Milosevic supera Antonio, ancora una segnalazione da parte della direzione arbitrale e adesso arrivano a go-go. Adesso finisce il primo tempo, quest'ultima segnalazione arbitrale probabilmente lascia un po' a desiderare, e comunque tant'è, finisce il primo tempo sul 15-11 per Teramo, Teramo che ha giocato molto bene in fase offensiva ma soprattutto anche in fase difensiva, dove i due portieri Matteo Di Marcello e Di Gian Domenico hanno davvero parato tutto e di più. Ci risentiamo tra poco per i secondi 30 minuti di gioco. Quindici a 11 il risultato del primo tempo tra Tecnoelettronica Teramo e Geoter Gaeta, una gara ben condotta dalla prima frazione di gioco dai biancorossi di Marcello Fonti contro una Gaeta che rievoca brutti ricordi per quanto concerne la gara di andata, persa 30-28 proprio dai biancorossi di Fonti, che invece hanno subito avuto un buon impatto su questa partita grazie anche alle ottime parate prima di Matteo Di Marcello e poi nel caso di un tiro di rigore anche da parte di Pasqualino Di Giandomenico. Poi Gaeta è riuscita a piazzare un break a favore, la Tecnoelettronica ha risposto e sul finire del primo tempo ancora un break a favore di Gaeta per fissare poi il risultato sul 15-11 finale. In mezzo il brutto infortunio al giocatore del Gaeta Ante Tomaso, Francesco Graduato, si sospetta un problema al crociato. Sì, un problema al crociato, il giocatore è stato trasportato in ospedale, piangeva, purtroppo sono scene che non si vorrebbero mai vedere, però purtroppo è capitato. Speriamo per il ragazzo che non sia nulla di grave, anche se le premesse non prospettano nulla di buono, ecco.
A maggior ragione perché sembra che il ragazzo abbia già avuto un problema simile in passato. Sì, il ragazzo parlando con uno dei dirigenti del Gaeta mi ha detto personalmente che aveva già accusato un problema simile. Queste sono brutte ricadute che non fanno certamente bene anche alla carriera del ragazzo, ecco. In bocca al lupo quindi Ante Tommaso, comunque in qualsiasi caso si riparte con Tecnoelettronica in avanti che si guadagna un tiro dai 7 metri con Vuk Milosevic contro Amendolagine. Ricordiamo il risultato 15 a 11. Vuk Milosevic, quinta rete personale, 16 a 11 per i biancorossi di Marcello Fonti. Gaeta adesso che torna in avanti con Marciano. Però con molta calma lo fa la squadra di Paolo Bettini. Infatti anche uno dei due direttori di gara, ovvero Simone e Monitillo di Altamura, ovvero i nomi dei due direttori di gara, uno dei due direttori di gara ha segnalato di aumentare un po' il ritmo a Gaeta, che è andato poi a segno con Onelli. Quarta rete per il numero 13 della Geoter, Murri contro Antonio che ha avuto qualche difficoltà inizialmente a superare Matteo Di Marcello. Cinque tentativi non andati a buon fine per lui, ce l'ha fatta dopo circa un quarto d'ora di gioco. Murri intanto riesce a mettere a segno la quinta rete personale, a portare la Tecnoelettronica ancora sul più 5, 17 a 12. Davvero una buona gara fino a questo momento per il giocatore dell'Aquila, Alessandro Murri. Antonio, Panariello, Onelli lascia per Antonio una magia, ha provato Onelli, poi però Antonio non è riuscito a controllare la palla. Tecnoelettronica può ripartire con Milosevic, il passaggio schiacciato per Alessandro Murri, lascia per Leodori, infrazione da parte di Murri, Geuter che può provare a ripartire con questo contropiede, pallone troppo lungo per Ponticella, palla che torna in mano alla Tecnoelettronica. E intanto Marcello Fonti, che magari lo sentirete, sta dando indicazioni ad Alessandro Murri, ovviamente con i suoi modi, che però vanno sempre poi a segno nei suoi giocatori. Geoterra ferma tutto, anzi Gonzalo Viscovic, scusate, Vuk Milosevic adesso può alzarsi e mettere a segno la sesta rete personale per il terzino montenegrino. Gaeta, Panariello, 18 a 12 più 6 per i biancorossi di Fonti. Panariello, Onelli, Panariello, Ponticella, lascia per Onelli, Antonio prova a superare Viscovic che lo ferma, guadagna una punizione dei 9 metri Antonio, ma è ben poca cosa contro la difesa della Tecnoelettronica, molto ben piazzata anche nell'ultima azione, poi ferma tutto uno dei due direttori di gara. Esclude per 2 minuti Paolo Di Marcello. Il capitano della Tecnoelettronica fuori per 2 minuti, quindi inferiorità numerica per i biancorossi. 9 metri ancora per Gaeta. Ponticella si deve ripetere. Antonio. Inferiorità da gestire adesso per i biancorossi di Fonti. Antonio prova ad alzarsi, poi aveva fintato il tiro, aveva lasciato per Onelli, Milosevic subito sul numero 13 di Gaeta. Fritegotto, Onelli, Antonio, si alza Antonio, questa volta beffa Matteo Di Marcello all'angolino alto, alla sinistra del portierone della Tecnoelettronica. Vaccaro lascia per Milosevic e poi Barbuti è entrato in campo per la Tecnoelettronica. Davide Barbuti che prova a proporsi adesso, poi Vaccaro preferisce andare per Viscovic. Leodori si alza, Andrea Leodori, bel gol da parte di Andrea Leodori. 19 a 13, 5 minuti trascorsi dall'inizio di questo secondo tempo tra Tecnoelettronica
Geoder Gaeta, Fritegotto rientra per Onelli, Onelli davanti a sé Milosevic, Antonio davanti a sé Viskovic, perdono un attimino sia Viskovic che Milosevic, Antonio coglie il palo, palla ancora però per Gaeta, Antonio per Onelli, allarga sulla destra per Fritegotto, buona la difesa da parte di Barbuti, poi Vaccaro prova a riconquistare la palla, lo fa Andrea Leodori che lancia proprio Vito Vaccaro da solo contro Amendolagine, la rete di Vito Vaccaro, quarta rete per lui, 20-13 per la Tecno che torna sul più 7, massimo vantaggio raggiunto nel primo tempo anche per la formazione di Marcello Fonti. Onelli, passaggio in mezzo per Panariello, palla che termina in rete, messa a segno da Panariello. Leodori, Murri, Vaccaro, Tecno avanti, Milosevic è fermato con le cattive maniere da Antonio, punizione dai 9 metri per la Tecno, Vaccaro per Milosevic, Milosevic ancora per Vito Vaccaro da giro da pivot per l'assenza di Paolo Di Marcello, ancora fuori il capitano biancorosso. Poi la parata da parte di Amendolage, rientra adesso Paolo Di Marcello, anche se comunque la parità numerica era stata ristabilita. Rientra per l'azione difensiva il capitano della Tecnoelettronica, Gaeta torna in avanti, 20-14 per i biancorossi. Antonio, Panariello, Onelli, Panariello, 6-0 adesso per la Tecno. Sì, 6-0 per la Tecno in un momento in cui l'incontro sta vivendo di un po' di confusione, soprattutto in fase di impostazione, sia da un lato quello Teramano che dall'altro quello di Gaeta. Tutto comunque fa gioco per la difesa della Tecnoelettronica, che fino a questo momento conduce di 6 gol, quindi tutto bene fino a questo momento. A differenza della gara di andata. Sì, la gara d'andata è un po' il cruccio di Marcello Fonti, di tutti i dirigenti della Tecnoelettronica, una sconfitta a sorpresa, perché Gaeta l'anno scorso militava in serie inferiore, quindi ci si aspettava una vittoria facile, così non fu. Oggi per fortuna pare che la partita stia andando in maniera diametralmente opposta rispetto ad allora. Maniera diversa fortunatamente, anche perché il Fondi ha vinto sul campo del Cuschieti 31-27, quindi mantiene il terzo posto in classifica comunque, anche in caso di vittoria da parte della Tecnoelettronica, che intanto va in rete ancora con Vito Vaccaro, quindi è assolutamente necessaria una vittoria quest'oggi al Pala Giorgio Binchi per la Tecno. Ricordiamo Cuschieti Semat Fondi è iniziata alle ore 18, quindi è terminata prima rispetto a questa gara iniziata alle ore 19. Semat Fondi che quindi mantiene comunque il terzo posto in classifica, mentre Gaeta chiama time out. Coach Paolo Bettini vuole parlarci sul 21-14 a favore dei biancorossi. Dicevamo della sconfitta del Cuschieti, della vittoria invece di un'altra abruzzese, Città Sant'Angelo, che ha vinto contro il Putignano, ultima in classifica 35-23, quindi legittima ancora di più la sua buona posizione in classifica proprio a ridosso dei biancorossi di Marcello Fonti, che adesso stanno conducendo 21-14 comunque in tranquillità fino a questo momento la gara della Tecnoelettronica, che poi settimana prossima sarà di scena a Palermo per il ritorno di Francesco Lodato a Palermo. Ricordiamo, lui palermitano prelevato proprio dal CUS Palermo a stagione in corso, e poi la Tecnoelettronica tornerà qui tra le mura amiche il 16 marzo per ospitare il Putignano, ultimo in classifica. Sarà la penultima gara casalinga della stagione regolare, perché poi si chiuderà la stagione regolare proprio qui al Pala Giorgio Binchi, ospitando Fondi per lo scontro diretto che vale i playoff. Si riparte con Gaeta,
Palla in mano, l'uscita ovviamente da questo time out. Panariello. Onelli. Onelli che andrà a fare anche il cambio con Amendolagine e quindi ha indossato la pettorina per rientrare in caso di palla riconquistata da parte della Tecno Elettronica in azione offensiva della Geoter Gaeta. Adesso è rientrato tra i pali Amendolagine, lascia la porta sguarnita in fase offensiva coach Paolo Bettini. 21-15 per la Tecno. Milosevic al tiro, Amendolagine proprio ferma il tiro del montenegrino. Gaeta può provare a ripartire, esce Amendolagine, entra Onelli. Mai visto un cambio del genere fino a questo momento. Sì, e non è una mossa usuale, però è una mossa che nella pallamano si può fare. In questo momento arriva il tiro di Antonio che si infrange sulla traversa, la battuta immediata di Matteo Di Marcello, e questo è probabilmente uno dei risvolti negativi della mossa tentata da Gaeta. Si lascia la porta sguarnita per il tiro immediato del portiere avversario, in questo caso Matteo Di Marcello non è riuscito a coronare la sua prestazione strepitosa fino a questo momento con un gol, l'avrebbe impreziosita ancora di più. Gaeta riconquista palla e adesso torna ad attaccare. Comunque il cambio viene riproposto e quindi magari Matteo Di Marcello avrà altre occasioni per provare a segnare, sarebbe proprio la ciliegina sulla torta quest'oggi. Ma vedendo fino a quello che ha fatto fino a questo momento, sì, nel primo tempo ha parato tutto di più, tutto quello che passava dalle sue parti. Antonio ne sa qualcosa, tra l'altro nel momento in cui ha realizzato il primo gol ha un sospiro di sollievo, perché fino a quel momento ne aveva, il portiere gliene aveva respinte di tutti i colori. Adesso c'è un tiro di rigore, vediamo. Adesso il duello si ripropone perché c'è proprio Antonio contro Matteo Di Marcello. Questa volta Antonio non ha problemi a mettere a segno la sua sesta rete personale. 21-16 per la Tecno Elettronica che adesso torna in avanti. Lodori, Murri, attenzione questo pallone, questa palla per Gonzalo Viscovic, sulla quale fortunatamente è arrivato Vuk Milosevic. Una leggera incomprensione e poi non ce la fa Angioletti a deviare bene la palla verso la porta di Amendolagine. Gaeta ancora avanti, adesso prova a giocarsi tutto con Fritegotto che va a segno per la terza rete personale. 21-17, break a favore della Geoter Gaeta quando siamo giunti al 12° minuto di questo secondo tempo, 18 al termine della gara. 21-17 per la Tecno, più 4, si è ridotto però di molto il vantaggio. Attenzione a questo contatto con Alessandro Murri che rimane leggermente contuso alla caviglia, però Murri facendo che può proseguire, quindi si riparte dai 9 metri per la Tecno. Viscovic, Murri, Milosevic, Leodori, bello questo scambio offensivo, poi subisce fallo Leodori ed Antonio. 2 minuti ad Antonio, esclusione per 2 minuti, terza della gara per Gaeta. Nel complessivo Antonio ancora non abbandona il parquet, sta ancora cercando di spiegare a uno dei due direttori di gara. 2 minuti per Antonio, superiorità numerica per la Tecno Elettronica. Non voleva proprio uscire Antonio, stava cercando di spiegare che il suo non era un contatto irregolare che poteva comportare l'esclusione da 2 minuti. Addirittura ha cercato anche un conforto da mister Marcello Fonti, che lo ha guardato con una faccia un po' perplessa. Gaeta che torna in avanti e che ripropone, anzi no, questa volta Amendolagine rimane in porta. Onelli si è svestito della pettorina e quindi la porta del Gaeta rimane coperta con il
numero 90 di Paolo Bettini. Panariello, ora Panariello in mezzo per Ponticelli, contatto con Francesco Angeletti, 9 metri per Gaeta. Onelli, Panariello, finta per Fritegotto, poi preferisce andare per Onelli, il tiro in sottomano che termina alto. Tecno che può ripartire, 22-17 per i biancorossi. Milosevic in velocità, si alza Vuk Milosevic, fa tutto da solo e lo fa bene. Settima rete per lui, 23-17 per i biancorossi di Fonti. Marciano, Onelli, Gaeta che torna avanti. Fritegotto, Panariello, Marciano, adesso va lui in posizione di terzino, ovvero numero 7, in mezzo per Ponticella. Panariello sulla destra per Fritegotto, poi rientra Fritegotto e lascia ancora per Panariello, palla che termina fuori, riconquistata dalla Tecno. 16 al termine della gara, ancora superiorità numerica per 2 secondi per la Tecnoelettronica. Adesso può rientrare Antonio, però ancora non lo fa, ha temporeggiato qualche secondo in più. È rientrato Antonio, va proprio su Milosevic, lo scambio con Viskovic, 23-17 per la Tecno. Il l'alley-oop tra Milosevic e Viskovic, questo è un altro capolavoro tra i due, altra azione da far vedere ai bambini della Tecnoelettronica. La seconda rete volante segnata da Viskovic, ne aveva realizzata una simile nel primo tempo. Nel primo tempo c'era stata una combinazione con Baccaro, questa volta invece è stata con Milosevic. Adesso tornata sul meno 7, Gaeta ripropone lo scambio tra Onelli e Amendolaggine, tra azione offensiva e difensiva. Sì, vedremo questa azione offensiva di Gaeta. Certo che se Teramo dovesse riuscire a difendere, la rete sarà quasi automatica, diciamo così. Antonio ci pensa un po' su, poi piazza all'angolino basso alla destra di Matteo Di Marcello. Dopo le difficoltà iniziali, Antonio ha ingranato. Settima rete per lui, ottava rete per lui, per il numero 9 del Gaeta. Milosevic invece conduce i suoi con 7 reti, top scorer dei biancorossi fino a questo momento. 9 metri per la Tecno, Angeletti, Viskovic proprio per Angeletti, che ha qualche difficoltà nel controllo, poi ferma Antonio nella ripartenza. Viskovic ruba palla a Fritegotto in maniera irregolare, non si può. E poi può ripartire Gaeta. Antonio, Panariello, Antonio, Onelli, sempre con la pettorina, che dovrebbe andare lui in porta in caso di recupero della sfera da parte della Tecnoelettronica in questa azione difensiva. E vedete come sono pronti subito a ripartire i biancorossi di Fonti appena entrano in contatto con la palla. Onelli per Antonio, attenzione alla segnalazione di passivo che si concretizza proprio in questo momento, perché Gaeta non tira e poi lo fa Vito Vaccaro. Amendolaggine si allunga e compie quasi un miracolo su questa idea di Vito Vaccaro. Sì, però permetteteci di dire, probabilmente Vito Vaccaro è stato un po' ingenuo, lo ha segnalato anche qui in panchina Marcello Fonti e Jimmy Di Giulio. Avrebbe potuto gestire meglio questa palla, questa azione offensiva, costruire l'azione. Sì, anche perché il portiere ormai stava già rientrando, quindi è stato un po' ingenuo, ecco. Ha voluto provare il tocco del fantasista Vito Vaccaro da molto lontano. Adesso rientra in velocità Amendolaggine, questa volta Vaccaro ce la fa, mette a segno la settima rete personale. 25-18 per la Tecnoelettronica, a 12 dal termine della gara. Gaeta che torna avanti in azione offensiva. Antonio, Panariello, Onelli, Antonio,
Ancora Onelli, finta il passaggio per Ponticella, Antonio ancora per Onelli, adesso sì, arriva Ponticella che batte Matteo Di Marcello per la sua seconda rete della gara, 25-19. Rientra Paolo Di Marcello, capitano della Tecno, esce Francesco Angioletti, proprio Paolo Di Marcello ha dato per Murri, ancora Murri verso Vaccaro, prova a fare tutto da solo con rabbia Vaccaro, ci mette una mano a Mendolagine, palla ancora biancorossa. Vaccaro per Murri, il tiro di Alessandro Murri a rientrare, il movimento di Murri e poi a realizzare la sua sesta rete della gara. Grande performance in questo momento, fino a questo momento, da parte di Alessandro Murri. Sì, sta facendo contento mister Marcello Fonti, che lo abbiamo sentito in precedenza, gli chiedeva di segnare 100 gol perché oggi è la sua partita. Il mister biancorosso vuole il tiro del numero 8 di Teramo. Fino a questo momento lo sta accontentando abbastanza bene, visto che ha realizzato 6 reti. Onelli in mezzo per Ponticella, il contatto con Gonzalo Viscovic, palla ancora per Gaeta, però bisogna pulire il parquet prima di poter riprendere il gioco. 26-19 più 7 per la Tecno, a 11 minuti dal termine della gara, in controllo la Tecno in questo momento dopo l'ennesimo break piazzato a favore da parte del Gaeta, che si è riportato fino al meno 4 sul 21-17. Poi la Tecno ha reagito, ha avuto un moto d'orgoglio, segnalazione di passivo da parte del 2 Simone Monitil, quindi deve subito tirare Gaeta, lo fa, però termina fuori. Quindi Tecno che può ripartire, Milosevic si ferma, aspetta Viscovic con calma, adesso la Tecno verso Murri, Leodori, Murri, Paolo Di Marcello esce, si avvicina a Vuk Milosevic, incrocia, ci mette una mano a Mendolagine, ferma il buon incrocio di Vuk Milosevic, si rimane sul 26-19 a favore della Tecno Elettronica, con Gaeta che torna in azione offensiva, Onelli, Antonio, Panariello, si alza Antonio, ancora l'angolino, però questa volta alla sinistra di Matteo Di Marcello, non a rete per il numero 9 del Gaeta, 26-20, 10 minuti a termine, Murri per Vaccaro, Viscovic, la collaborazione tra i due per superare Martino, poi palla che termina fuori, 9 metri, Gonzalo Viscovic si alza, però poi il tiro va troppo alto, fuori dalla porta difesa da Mendolagine, quindi Gaeta che può tornare in avanti, 26-20, 9:30 al termine. Ricordiamo che Fondi ha vinto in casa del Cuschieti e quindi di conseguenza c'è bisogno di una vittoria quest'oggi per la Tecno Elettronica per rimanere ad un punto dalla Semat Fondi in classifica. Semat Fondi terza, Tecno Elettronica attualmente al quarto posto in classifica del girone C di prima divisione nazionale, ma ricordiamo che comunque la gara principe della stagione si giocherà proprio qui al Pala Binchi il prossimo 30 marzo, quando arriverà Fondi qui a Teramo per giocare lo scontro diretto per i playoff. Posizione da 9 metri già battuta, Viscovic per Paolo Di Marcello, prima rete anche per il capitano della Tecno Elettronica in questa gara, 27-20 per i biancorossi. Gaeta in azione offensiva, porta sguarnita anche in questa azione per la squadra di Paolo Bettini, che ricordiamo ha perso nel primo tempo ante Tommaso per un brutto infortunio, probabilmente un problema al crociato per lui. Ricordiamo anche che sono assenti Scalesse per un impegno lavorativo, la Ferlita per un attacco influenzale e Pierluca Bettini
per la frattura dello scafoide. Stagione probabilmente finita per lui. Adesso a terra c'è un altro giocatore del Gaeta. Dovrebbe trattarsi di Ponticella, che è rimasto a terra, sbattuto sul parquet il gomito, si sta tenendo il braccio, adesso si sta mettendo il ghiaccio proprio sull'arto del giocatore. Infatti si tratta proprio di Ponticella, che comunque si è già prontamente rialzato. Comunque si riparte con Gaeta, che rimane in avanti 9 metri per la squadra di Bettini. Onelli, Antonio, Panariello, Antonio, Onelli, Antonio, Onelli con qualche difficoltà, poi la palla filtrante per Ponticella, che però non si è inteso, il tiro di Gonzalo Viscovic che va a rete sulla porta sguarnita, perché non si è concretizzato il cambio velocemente tra Onelli e Amendolagine. La rete di Gonzalo Viscovic da lontanissimo, direttamente dalla sua metà campo, per il massimo vantaggio Tecno, più 8, 28-20. Dobbiamo aspettare ancora per dire che l'abbiamo portata a casa, Francesco, o ci possiamo sbilanciare a 7 minuti dal termine? Mancano 7 minuti, probabilmente la Tecno Elettronica ha la vittoria in tasca, visto che Gaeta sta facendo un po' una tattica fratricida, ecco, lascia la porta sguarnita e in contropiede Teramo colpisce, come nell'azione precedente Viscovic, che ha preso il pallone e non ha avuto difficoltà a indirizzare la sfera in gol. Se continua così, certo Gaeta qui a Teramo perderà. Intanto è arrivata anche la decima rete da parte di Antonio, poi il contatto con Vito Vaccaro, che si rialza in maniera non troppo gentile inizialmente, chiedendo anche spiegazioni ad Antonio. Antonio si avvicina dalla mano a Vito Vaccaro, i due si spiegano. Ci sarà comunque tiro dai 7 metri per la Tecno Elettronica ed esclusione per 2 minuti per Antonio. La seconda va tra i pali Cenzo, provare a fermare Vuk Milosevic, mentre tra i pali della Tecno Elettronica adesso c'è Pasqualino Di Giandomenico, che ha preso il posto di un ottimo Matteo Di Marcello. Milosevic per l'ottava rete personale del Montenegrino, 29-21, più 8 Tecno, 6 minuti e 20 al termine della gara. Panariello, Onelli, Martino, Onelli contro Alessandro Murri, esclusione per 2 minuti per Alessandro Murri. Marcello Fonte gli chiede spiegazioni. Onelli, quindi parità numerica perché manca un uomo sia a Gaeta sia alla Tecno Elettronica. Rientrerà prima Antonio dall'esclusione per 2 minuti. Palla riconquistata, c'è Cenzo tra i pali, Viscovic aveva pensato al tiro anche in questa occasione, poi Milosevic fermato da Cenzo, Milosevic che poi si scontra con Andrea Leodori. Andrea poi lo aiuta a rialzarsi. Nessun problema per Vuk Milosevic in questo scontro con Andrea Leodori. Si rimane sul 29-21, a 5 minuti e 40 dal termine della gara, più 8 Tecno. Marciano, Panariello, Onelli, adesso senza Pettorino Onelli, poi Martino schiaccia il pallone a terra, beffa Di Giandomenico,
il giovanissimo Martino va a segno anche lui per la prima rete della gara. Ed il 29-22, sempre a favore della Tecnoelettronica, Leodori, Viskovic, Milosevic, Viskovic si alza, Viskovic, Cenzo para, aveva provato ad incrociare Gonzalo Viskovic, secondo cartellino del timeout utilizzato da Marcello Fonti, che però adesso spiegazione con il tavolo dei cronometristi. Ovviamente la palla era di nuovo tornata in possesso del Gaeta, quindi Marcello Fonti non poteva chiamare time out. Voleva Marcello Fonti anticipare i tempi, quando Tecnoelettronica rientrava in possesso della palla, aver fischiato il time out. Sì, bisogna chiamare time out nel momento in cui la squadra è in possesso di palla. In questo momento c'è stato un, chiamiamolo così, un errore tecnico di Marcello Fonti, o comunque un'incomprensione tra Marcello Fonti e il tavolo dei cronometristi, che hanno segnalato questo time out in un momento successivo a quello del richiamo da parte del tecnico biancorosso. Quindi time out al momento annullato, perché la palla è in possesso del Gaeta. Appena tornerà in possesso della Tecnoelettronica, se vorrà, Marcello Fonti utilizzerà il secondo cartellino. Onelli, Panariello il sottomano, la parata di Pasqualino di Giandomenico e poi il contropiede da parte di Vito Vaccaro, fa tutto da solo Vito Vaccaro, lo fa bene con Cenzo battuto, è la sua ottava rete oggi, al pari fino a questo momento di Vuk Milosevic. Vito Vaccaro ancora non utilizza il cartellino del time out, Marcello Fonti ci ha ripensato. Parità numerica adesso ristabilita. Antonio, è rientrato anche Alessandro Murri. Onelli, palla che termina fuori sul tiro di Onelli. Viskovic, attenzione ad Antonio che riesce a rubargli palla, bene Onelli, poi tutto solo Panariello, accomoda alle spalle di Pasqualino di Giandomenico. Panariello, la rete, terza personale, 30-23, mentre adesso Gonzalo Viskovic ha qualche problemino. Gonzalo facendo però che vuole proseguire, ignora il richiamo di Marcello Fonti ad accomodarsi in panchina, non vuole lasciare il campo neanche comunque quando la gara sembra già avviata verso la vittoria per la Tecnoelettronica. Sì, Gonzalo Viskovic è un giocatore generoso, non vuole abbandonare la squadra anche se la partita ormai è praticamente decisa, 30-23 per Teramo. Viskovic che in questo momento deve essere soccorso dal medico per una botta al quadricipite. Gonzalo si rialza, preoccupata la panchina della Tecnoelettronica, adesso si esce Gonzalo Viskovic, time out chiamato intanto da Marcello Fonti, 3 minuti e 23 al termine, 30-23 per la Tecnoelettronica. Gonzalo Viskovic si è sdraiato a terra, è seduto, si sta già togliendo le scarpe, forse qualche problema muscolare per lui. Sì, un colpo al quadricipite, speriamo che non sia nulla di grave visto che la stagione è ancora in corso, sta entrando nel vivo, la sua assenza sarebbe molto pesante anche in vista dei prossimi impegni, il primo a Palermo, poi la partita in casa contro Putignano. Un giocatore fondamentale così come Vuk Milosevic, però quest'oggi anche la parte destra della Tecnoelettronica ha dato buoni frutti con le reti di Alessandro Murri, le 6 reti di Alessandro Murri. Sì, lo dicevamo in precedenza, probabilmente la miglior prestazione casalinga dell'anno per il numero 8
originario dell'Aquila e sta migliorando di partita in partita e questo è un buon auspicio anche per il futuro, ecco. Le 6 reti di Murri, la rete una segnata da Andrea Leodori, quindi sono 7 le reti prodotte dalla parte destra della Tecnoelettronica. Quella sinistra è ovviamente quella più prolifica con Vito Vaccaro, Vuk Milosevic e Gonzalo Viskovic. Adesso ferma tutto, Gaeta, 3 minuti al termine. Può tornare in avanti per magari rendere meno pesante il passivo dalla squadra di Marcello Fonti. Martino per Panariello. Antonio è rimasto. Rimane ancora seduto vicino alla panchina Gonzalo Viskovic, però sembra che si stia semplicemente riposando Gonzalo Viskovic. E intanto la rete da parte di Antonio, l'undicesima per il numero 9 di Gaeta. Barbuti lascia per Vaccaro, Milosevic, l'incrocio, la parata di Cenzo che da quando è entrato in campo sul parquet comunque è stato autore di ottimi interventi. Sì, nel momento in cui è entrato in campo ha cominciato subito con un rigore parato. Adesso in queste ultime due azioni due parate su altrettanti tiri dei giocatori biancorossi. Una buona prestazione, peccato che per la formazione di Gaeta sia arrivata un po' troppo tardi, ecco. Ancora Cenzo, mura Andrea Leodori, poi Gaeta velocemente dall'altra parte con il palo colpito da Marciano. Una serie di azioni da una parte e dall'altra, nessuna però delle due squadre riesce a concretizzare in questa fase di gioco. Andrea Leodori, Murri, Barbuti, Vaccaro, lascia per Murri, sulla destra per Andrea Leodori che è rientro per Martino. Martino su Leodori l'ha spinto a rientrare, ha spinto a rientrare lo stesso Leodori e poi ferma tutto Barbuti, non permette che la palla raggiunga Panariello, Vaccaro, Barbuti, la rete di Davide Barbuti. Anche lui mette il suo marchio quest'oggi, 31 a 24, 1 minuto dal termine della gara. Più 7, Tecnoelettronica. Onelli, era una vittoria fondamentale quest'oggi, è arrivata. Peccato per la sconfitta del Chieti contro il Fondi, Fondi che quindi rimane al terzo posto in classifica. Comunque era importante vincere a prescindere per la squadra di Fonti per rispondere comunque ad un eventuale proprio successo della formazione laziale. 27 secondi al termine, Vaccaro in velocità, lungo per Barbuti che controlla, Barbuti poi lascia per Vaccaro il sottomano di Vito Vaccaro. Nona rete per Vito Vaccaro, 32 a 24 più 8 Tecnoelettronica, 10 secondi al termine, 8 secondi, si sta per concretizzare il ritorno al successo casalingo per la Tecnoelettronica dopo la vittoria a Noci, la seconda vittoria consecutiva per i biancorossi che vale comunque la conferma al quarto posto in classifica ad un punto dal Semat Fondi. Tra una settimana si va a Palermo, si torna al Pala Giorgio Binchi il 16 marzo qui in casa contro il Putignano. Francesco. Sarà una partita da vincere perché Palermo è in fondo alla classifica. La Tecnoelettronica deve ripetere la prestazione odierna e mettere in cassaforte altri punti importanti per la corsa playoff. Ringrazio Francesco Graduato per l'aiuto in telecronaca. Roberto Pulimanti e Agnia Cantagalli vi augurano un buon proseguimento con i programmi di Teleponte.